All'inizio del Settecento, l'Italia del Nord era terrorizzata dai banditi. Uno dei più temibili era il capobanda Fra Diavolo, che agiva sotto l'abito elegante del marchese di San Marco per frequentare i nobili e i ricchi. Rubava l'oro agli uomini e il cuore alle donne. Ecco fatta. Dopo tutta la fame soffiata. Oh, beh, i soldi vanno e vengono. Questo è il mio motto. E che cosa vuoi dire vanno e vengono? Ora dobbiamo incominciare di nuovo. E giù dal fondo. Incominciamo dalla cima. Che vuoi dire? Perché non diventiamo banditi? Così non dovremo più lavorare. Scegliamo la via più facile. Derubiamo i ricchi, regaliamo ai poveri e in questo modo... Io penso proprio che cominci a diventare intelligente. Perché è la prima volta che stai a sentirmi. Se ogni tanto tu mi ascoltassi, le cose andrebbero meglio. Hai proprio ragione. Ridimmi il tuo piano. Tutto quanto? Certo, certo. Beh, e se noi diventiamo ricchi e, e rubiamo i poveri e li regaliamo ai banditi, possiamo cominciare dalla cima e andare a fondo senza faticare più. Non si può sbagliare. È la legge del tira e molla.